Scossa di terremoto, epicentro a Borzonasca, tre in realtà, ma una avvertita nitidamente anche sulla costa alle ore 16:11, magnitudo 3.4 a 2 km dal paese della Vallestura con profondità di 9 km. Per un sopralluogo si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari, le altre due scosse di magnitudo 1.1 e 1.5 si erano verificate sempre vicino a Borzonasca alle ore 14:18 e alle 15:46. Una scossa di terremoto molto forte è stata avvertita oggi pomeriggio nel Levante. La terra ha tremato alle ore 16:11 e secondo quanto riporta il sito internet dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia era di 3.4 la magnitudo e l'epicentro a 2 km ad est di Borzonasca ad una profondità di 9 km. Per un sopralluogo si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari. Altre due scosse, di magnitudo rispettivamente 1.1 e 1.5, si erano verificate sempre vicino al paese della Valle Stuola alle 14:18 e alle 15:46. Si riunisce stasera alle 21:15 il Consiglio Comunale di Chiavari. All'ordine del giorno l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e diverse mozioni presentate dalle minoranze su diversi temi tra cui scuole e depuratore di Vallata. Si parlerà anche e soprattutto della crisi di Ilex, l'azienda di San Pier de Canne, che recentemente ha annunciato il licenziamento collettivo di 22 dipendenti. I capigruppo di maggioranza, Giorgio Canepa, Davide Cesaretti e Federico Messuti, hanno presentato un ordine del giorno che esprime solidarietà ai lavoratori ed auspica che gli imprenditori sappiano attuare adeguate iniziative perché il lavoro venga mantenuto, magari anche incrementato. Il documento auspica anche l'intervento delle istituzioni a livello regionale e statale per trovare una soluzione alla vicenda. Autostrade per l'Italia e Ministero mi hanno comunicato che sul tunnel di collegamento tra la Fontana Buona e il Tiguglio andrà avanti e verrà realizzato il progetto esecutivo. A dirlo la deputata di Italia Viva Raffaella Paita, che aggiunge: dopo il MIMS anche la società ha infatti comunicato che andrà avanti lavorando da subito per aggiungere l'ultimo tassello necessario all'apertura del cantiere, ovvero la presentazione del progetto esecutivo. Come annunciato in una recente assemblea, si farà anzi il possibile per accorciare i tempi. Questa accelerazione consentirà di aprire verosimilmente i cantieri entro il 2023. Si tratta di un passo in avanti decisivo per il sistema infrastrutturale ligure, perché un collegamento tra Fontana Buona e Tiguglio, la regione si potrà lasciare alle spalle una delle principali criticità a cui era stata finora condannata dalla sua conformazione orografica, permettendo una svolta fondamentale sul piano viario e soprattutto economico. Lo schieramento di centrodestra non ha ancora scelto il proprio candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative di Chiavari. I rappresentanti dei partiti si sono incontrati nella cittadina dei Portici per decidere, dicono, tra almeno tre candidature di alto profilo e fortemente radicate sul territorio che si mettono a disposizione di Chiavari e dei suoi cittadini. Alla riunione erano presenti i coordinatori regionali dei partiti, per la Lega Edoardo Rixi, per Fratelli d'Italia Matteo Rosso, per Forza Italia Carlo Bagnasco, per l'UDC Umberto Calcagno e Andrea Costa per Noi con l'Italia in collegamento telefonico. Non era invece rappresentata la lista Toti, primo movimento nella nostra regione alle ultime regionali. La
La dieta mediterranea con i suoi prodotti, a cominciare dall'olio extravergine d'oliva, sono al centro di un nuovo progetto internazionale di studio promosso dall'Istituto Ruffini di Imperia in collaborazione con il Comune di Imperia. Diversi sono gli studenti tedeschi presenti nella scuola per diversi giorni per poter approfondire appunto le tematiche legate alla dieta mediterranea e preparare su questo anche delle tesi di studio. Oggi si concretizza l'inizio di un percorso che in realtà è partito mesi fa con un lavoro con l'Università di Bielefeld e con la città di Imperia per approcciare la dieta mediterranea come oggetto della tesi di studenti tedeschi che hanno lavorato con noi e con il Comune per vedere nel dettaglio quelle che sono le varie tematiche. Quindi hanno realizzato tesi lavorando con i nostri alunni, con le docenti, sulla dieta mediterranea, sull'olio, sullo sport, sul vivere la Riviera Ligure e quindi su come anche la location e quindi la realtà ligure è una componente fondamentale di questo approccio mediterraneo per il ben vivere, il buon vivere. Noi teniamo molto all'internazionalità della nostra scuola, mi è stato proposto questo progetto dall'assessore Ruggero Aluglio, ne abbiamo parlato con la dirigenza ed è stato accolto favorevolmente da tutti quanti. L'aspetto interessante è proprio la reciprocità di questo progetto. I ragazzi tedeschi hanno svolto degli approfondimenti legati alla città di Imperia su vari aspetti e abbiamo notato proprio che dalla specificità di questi argomenti poteva essere utile un confronto con gli studenti dei vari indirizzi della nostra scuola. Riteniamo che sia fondamentale dare ai nostri ragazzi quella che è una preparazione culturale solida, valida, incentrata anche su quelle che sono le specificità del territorio per tutti i nostri corsi, ma altrettanto importante, e mi permetto di dire in questo momento forse ancora di più, essere aperti all'incontro verso l'altro, quindi alla multiculturalità, all'interculturalità e a capire quanto sia fondamentale riuscire ad aprirsi all'altro, a capire, a comprendersi e a mettersi, a porsi in una dimensione di scambio. È stata l'amministrazione comunale imperiese a proporre al Ruffini questa iniziativa di studio internazionale e a sostenerne naturalmente l'attività. Sa come nasce questa cosa? Da una importante professoressa universitaria tedesca che ha conosciuto Imperia, che ha apprezzato Imperia e che allora qualche tempo fa si è presentata in comune dicendo: voglio fare qualcosa che aumenti lo scambio di informazioni, la conoscenza fra gli studenti universitari tedeschi e quelli italiani. E poi la dieta mediterranea con i suoi prodotti, a cominciare dall'olio extravergine d'oliva, sono al centro di un nuovo progetto internazionale di studio promosso dall'Istituto Ruffini di Imperia in collaborazione con il Comune di Imperia. Diversi sono gli studenti tedeschi presenti nella scuola per diversi giorni per poter approfondire appunto le tematiche legate alla dieta mediterranea e preparare su questo anche delle tesi di studio. Le forze amiche della Piana dell'Entella hanno invitato il sindaco Marco Bucci e altri rappresentanti di Città Metropolitana di Genova sul cantiere della cosiddetta diga per figli in una data a loro scelta, entro il 7 marzo, e si dicono fiduciosi che sia comune intento cogliere questa occasione di confronto, pur non avendo ancora avuto risposta. L'obiettivo, affermano, è di portare avanti il dialogo con i rappresentanti delle istituzioni direttamente sul campo perché possano constatare di persona i danni già provocati dal cantiere. Per contrastare i comportamenti antisociali compiuti nelle aree della Movida sono stati adottati dal questore di Genova divieti di accesso e stazionamento in esercizi e locali di pubblico intrattenimento a seguito dei disordini avvenuti tra Chiavari e Santa Margherita Ligure. Sono stati adottati 4 provvedimenti nei confronti di altrettanti soggetti a seguito dei disordini avvenuti a Santa, i quali prevedono per ciascuno dei soggetti colpiti dalla misura il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di 12 esercizi del centro storico San Margheritese e della passeggiata a mare per la durata di 4 anni complessivi.
Due invece sono i provvedimenti di divieto di accesso e stazionamento della durata di 3 anni complessivi a 5 esercizi pubblici locali di pubblico trattenimento ubicati nel centro storico e nei pressi della passeggiata a mare di Chiavari, emessi nei confronti di 2 soggetti denunciati per reati di rissa e lesioni. I soggetti colpiti dai provvedimenti dovessero violare le disposizioni prescritte, la nuova normativa prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa che va da 8.000 a 20.000 euro. L'Ascom di Sestri Levante dal prossimo 25 marzo ripropone il format Sestri da bere. I locali aderenti presenteranno un calendario di proposte caratterizzate dalla qualità e dalla volontà di sensibilizzare il pubblico a bere in maniera consapevole. Sarà pubblicato a breve il calendario degli appuntamenti, protagonista sarà il venerdì sera. Il progetto, nato grazie alla collaborazione di alcuni noti locali sestrini aderenti al Confcommercio, si arricchisce dell'apporto di FIPE e Gruppo Nassa. È proprio nell'ottica di coinvolgere la rete di ragazzi della Città dei Due Mari e ascoltare le loro proposte per contrastare la mala movida, pur salvaguardando la socialità, stasera a Casette Rosse alcuni titolari di pubblici esercizi incontreranno e si confronteranno con i giovani per la metodologia del World Caffè. Non desidero una rosa a Natale più di quanto possa desiderar la neve a maggio. D'ogni cosa mi piace che maturi quando è la sua stagione. È la frase di William Shakespeare alla quale abbiamo ispirato il tema della 10ª edizione del concorso fotografico Marco Corvisiero. Il tema di questa edizione è stagioni. Abbiamo scelto un tema che avesse come protagonista la natura. Le stagioni sono il respiro della terra, il linguaggio della natura del quale il fotografo può rendersi interprete cogliendone l'essenza profonda attraverso uno scatto. Una natura che si apre durante la primavera e si richiude durante l'inverno. E le stagioni si prestano molto ad essere fotografate perché ogni stagione ha le sue caratteristiche, le sue sfumature. La 10ª edizione del concorso, come tutte le altre, è organizzata grazie al patrocinio del Comune di Santa Margherita e in collaborazione con il Fotoclub Immagine di Santa Margherita Ligure. Il termine per l'invio delle fotografie è il 31 di marzo. E come ogni anno avremo l'opportunità di esporre i migliori 50 scatti presso Villa Durazzo grazie alla collaborazione del Comune di Santa Margherita e allo staff della villa. E questa mostra delle migliori 50 fotografie sarà allestita il 7 e l'8 maggio. Il concorso è gratuito, aperto a tutti ed è molto semplice partecipare, basta inviare le foto all'indirizzo email renderevisibile l'invisibile@gmail.com. Comunque trovate tutto sul nostro sito internet che è www.renderevisibile l'invisibile.it, dove trovate il bando e potete scaricare il regolamento. Si può partecipare con un massimo di 3 fotografie. Oltre al voto della giuria, diciamo, tecnica, ci sarà l'opportunità di votare, cioè le persone che verranno ad assistere alla mostra potranno votare le loro foto preferite e l'8 maggio, al momento della premiazione che sarà alle 11.30, oltre ai vincitori della giuria tecnica verrà decretato anche il vincitore del voto popolare, del voto del pubblico. Quindi partecipate numerosi, il tema di quest'anno, ripeto, è stagioni e c'è tempo fino al 31 di marzo per partecipare. Divulgate questa notizia a tutti i vostri amici appassionati di fotografia. Restauro dell'ex farmacia dei Prati, le vie dell'America Summit. Iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio in piazza San Giovanni Paolo II. Tariffa agevolata per residenti al Parco Assarotti. Sono 300.000 euro i fondi che verranno investiti per il recupero dell'ex farmacia dei Frati. Il Comune di Chiavari sta per bandire la gara per il restauro e rifacimento dell'edificio in via Antella, in seguito all'ottenimento di un finanziamento a fondo perduto pari a 270.000 euro, erogati da Regione, e a 30.000 di fondi propri. Un immobile per decenni utilizzato come magazzino, che un tempo fu la farmacia dei Frati.
Dopo varie vicissitudini, i proprietari lasciarono l'attività nel 1864. Si susseguirono poi molte famiglie fino al 1975. L'obiettivo è quello di concludere i lavori entro la fine dell'anno per restituire a Chiavari un altro luogo dove poter ammirare la storia e l'arte, sia quella presente che quella che sarà esposta grazie all'organizzazione di mostre ad hoc. Uno spazio che, insieme ai lavori di creazione del Museo della Città in Piazza Matteotti, contribuirà alla realizzazione di un vero e proprio polo culturale della città. Le Vie delle Americhe Summit, un evento promosso dal Comune di Chiavari, che si inserisce all'interno del percorso avviato dall'Economic Forum Giannini 2021, diventando così una preview per l'edizione 2022. È stato dedicato all'emigrazione ligure, che ebbe le sue più profonde radici a Chiavari, in Val Fontana Buona, in Val Graveglia e in tutto l'entroterra del Tiguglio. Diversi i temi che sono stati affrontati, dall'analisi del contributo apportato dai discendenti degli emigranti all'economia e allo sviluppo delle città che li ospitarono, alla necessità di conservare la memoria collettiva e tramandarne le testimonianze. Si è parlato anche di promozione culturale, turistica ed economica del Tiguglio e dell'entroterra, con uno sguardo internazionale alle iniziative da realizzare oltreoceano, valorizzando il brand Liguria anche grazie agli ambasciatori liguri. Sono iniziati i lavori per sistemare e riorganizzare l'area ex Allaggi, in Largo Ravenna, consentendo così la realizzazione di un nuovo parcheggio. L'intervento fa parte del progetto complessivo di riqualificazione di Corso Colombo fino al sottopassaggio di Viale Tito Groppo, per una spesa pari a 190.000 euro. Saranno realizzati circa 35 stalli auto all'interno di un'area di 800 metri quadrati. Un'opportunità in più per parcheggiare in passeggiata mare due passi dal centro. I lavori proseguiranno con la creazione di un'aiuola spartitraffico in Largo Ravenna, aiuole verdi in Viale Tito Groppo, nuovi impianti di illuminazione e di raccolta delle acque meteoriche, la sistemazione di un tratto di pista ciclabile e di una parte del marciapiede della via. Sarà così rinnovato il fronte mare, aumentato il verde e la viabilità del territorio. È stata attivata questa settimana la tariffa agevolata per la sosta dei residenti a 50 centesimi l'ora, 7 giorni su 7. I cittadini chiavaresi potranno registrarsi online sul sito istituzionale del Comune di Chiavari oppure sul portale di Marina Chiavari e ritirare presso gli uffici del Parco Cattaneo un'apposita tessera che consentirà di procedere al pagamento. Per accedere al servizio è necessario fornire il proprio nominativo, il numero di carta d'identità, l'email, il numero di telefono, la targa, il modello del veicolo, l'autocertificazione di residenza e l'autodichiarazione di possesso del mezzo. I lavori di restyling e ampliamento del parco Cassarotti hanno consentito di portare a 185 posti auto totali, rinnovando la cassa e introducendo un nuovo sistema automatico di riconoscimento delle vetture, che, una volta registrati online come residenti, permetterà di pagare a prezzo orario ridotto. Un momento terribile per l'Ucraina invasa dalle forze russe, ed è proprio in questo momento che si vede la vicinanza a questo popolo degli italiani. In Liguria, a Chiavari e a Genova sono state diverse le manifestazioni, i cortei per la pace, per dimostrare la vicinanza a questo popolo. A Genova il corteo ha contato circa 300 persone che hanno partecipato e che hanno sfilato per le vie della città esponendo la bandiera della pace e la bandiera ucraina. Si è colorata anche con i colori dell'Ucraina sia la fontana di Piazza De Ferrari che il Palazzo della Regione a Genova. Ma non è finita qui. A Genova si è anche messa in moto la macchina dell'accoglienza per dare assistenza ai profughi che cercano riparo e arriveranno anche nelle prossime ore. Il coordinamento delle attività dell'accoglienza spetta alla prefettura, sostenuta e aiutata dal Comune di Genova e dalla Regione, che si sono messi al lavoro insieme a due rappresentanti della comunità che conta circa 2.000 persone in città. I rappresentanti sono Saidak e Tarasenko. Un'accoglienza importante, i profughi si aspettano nelle prossime ore e sono circa 100 i posti disponibili nelle parrocchie. La città di Genova vuole esprimere la propria vicinanza al popolo ucraino e in particolare alla comunità ucraina che vive tra di noi e con noi e che da lontano soffre per i propri connazionali. Lo farà in modo concreto quando accoglierà l'arrivo dei profughi di guerra. Queste sono state le parole del sindaco di Genova, Marco Bucci. In questo susseguirsi di manifestazioni e cortei per la pace in Liguria e a Genova ha preso un'importante posizione il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti.
L'Italia è un grandissimo produttore di armi offensive, fucili, blindati, cannoni, missili, elicotteri che esportiamo in tutto il mondo. Io penso che oggi dovremmo darle subito e gratuitamente ai militari ucraini che difendono il loro paese dall'invasione russa. E credo che dovremmo dirlo subito, perché questo rafforzerà anche la possibilità di arrivare a un cessate il fuoco nei colloqui di domani in Bielorussia. Queste sono state le parole, tramite i suoi canali social, di Giovanni Toti. Un aiuto concreto all'Ucraina, da parte della nostra regione, da parte della Liguria. Questa sera, dalle ore 20, il governatore parteciperà anche, insieme al sindaco Marco Bucci e ai rappresentanti della comunità ucraina, alla fiaccolata di solidarietà per il popolo ucraino. Partirà intorno alle 20 da via 20 settembre, all'altezza dell'abbazia di Santo Stefano, dal ponte monumentale, per dirigersi in piazza De Ferrari. Sulla scalinata di Palazzo Ducale, i presenti si uniranno in raccoglimento e cordoglio per il popolo ucraino. Una buona serata a tutti. Un nucleo di aria fredda proveniente dall'est europeo interesserà la nostra regione nella giornata di martedì 1 marzo. Al mattino qualche annuvolamento sul settore centro-occidentale, localmente associato a qualche acquazzone, comunque in via di miglioramento. Per il resto invece bel tempo. Nel corso della giornata bel tempo praticamente ovunque, resterà solo un po' di nuvolosità sulle Alpi Liguri, ma in via di attenuazione. Ventilazione inizialmente moderata da est, poi in rotazione nel corso della giornata a nord, con intensità fino a sostenuta, soprattutto sul settore centro-occidentale. Temperature in diminuzione, le minime lungo le coste saranno comprese tra 4 e 8 gradi, le massime sempre lungo le coste comprese tra 11 e 13 gradi. E con questo è tutto, ancora una buona serata.